pubblica ministera può cambiare. Sì, grazie. Colonnello, vorrei che lei tornasse indietro con la memoria al dicembre 93, gennaio 94, spiegando alla Corte qual era l'attività che lei svolgeva all'epoca e soprattutto se ha svolto indagini in relazione appunto ai tre episodi consumati ai danni dei militari dell'Arma dei Carabinieri in quel periodo storico. Io nel periodo in esame ero il comandante del nucleo operativo del comando provinciale. Sì. Diciamo che per gli episodi che riguardano i carabinieri ovviamente mi sono interessato per il mio incarico e per la mia posizione, sia del primo fatto che non ha avuto conseguenze letali per fortuna per i militari, per il secondo fatto che annovera due morti, sì, e il terzo fatto che purtroppo annovera due feriti gravissimi. Com'era strutturato all'epoca il comando provinciale qui di Reggio Calabria? Quindi c'era il nucleo operativo, poi c'era il reparto operativo. Operativo e il comando provinciale. Il reparto operativo da chi era comandato? Dunque, il reparto operativo era comandato dal maggiore Raffa, sì. Sergio Raffa. Sì, il comandante provinciale chi era? Il comandante provinciale era il colonnello Cetola. Cetola, sì. Lei era il titolare del nucleo operativo o era in sostituzione? No, io ero titolare, però era in sede vacante. Cioè, il comando generale mi aveva assegnato, perché era di grado superiore, io ero capitano, prima tenente e poi capitano, e lì era da maggiore, da ufficiale superiore. Però ero il titolare il del titolare, comando. Vabbè. Lei ci stava dicendo prima che dopo il primo episodio vi vengono affidate delle indagini. Certo, sicuramente abbiamo cercato di mettere in moto la macchina delle indagini, di vedere quali potevano essere i motivi che peraltro ci vedevano protagonisti solo carabinieri e non altrettanto altre forze di polizia che sulla città ovviamente avevano la loro presenza. Sembrava strano. Come vennero avviate quelle indagini e quali ipotesi vennero fatte nella prima parte? Ma le ipotesi, quelle più disparate, perché devo essere sincero, andavamo così al buio, a tentoni, perché non avevamo notizie sugli episodi, né i nomi dei militari interessati ci dicevano, ci conducevano a qualche cosa. Per cui siamo andati avanti come abbiamo potuto, però poi in ultimo siamo stati anche, devo dire, fortunati, perché le nostre indagini fatte così sui luoghi, perché i due episodi che si erano verificati nella zona di Lavagnese, sì, quindi il primo e l'ultimo, ci inducevano a pensare che qualche cosa dovesse trovarsi lì in quei luoghi. E allora abbiamo intensificato i servizi, abbiamo fatto anche delle operazioni di servizio, abbiamo trovato della droga, abbiamo trovato delle armi, abbiamo trovato di tutto e di più. E il motivo scatenante delle indagini è stata in una di queste circostanze, sì, che i miei collaboratori si trovavano nella zona alta del torrente Sant'Agata di Lavagnese e a un certo punto hanno avuto la sensazione, perché più di sensazione non poteva essere, o perlomeno hanno visto allontanare da alcuni anfratti delle persone. Sì. Mi è stato riferito allora che si trattava di... Si può parlare vicino al microfono. Che si trattava di giovani. E loro sono andati sul posto. Sul posto hanno notato che c'era del terreno smosso. Questo terreno smosso... Quindi stavo parlando del greto del torrente. Esatto. Ma diciamo più che greto, no. Diciamo era una parte superiore al greto del torrente, nei pressi quindi del torrente. E allora che cosa hanno fatto? Hanno scavato e hanno visto che qualcuno di tutta fretta era scappato, però aveva lasciato sul posto una borsa in plastica contenente alcuni oggetti. Sì. Io ero ovviamente in ufficio, mi hanno chiamato e sono andato sul posto a rendermi conto di quello che stava succedendo. Abbiamo preso cognizioni. Ed c'era olio per lubrificare le armi, forse uno scovolino, qualche cosa, però c'era pure una cosa interessante, c'era uno scontrino che per le circostanze era stato fatto.
Abbiamo fatto gli accertamenti su questo scontrino, sul contenuto di questo di questa borsa di plastica. Sì. E ci ha portato ad un'armeria di Ravagnese. Questa armeria di Ravagnese siamo andati, non ricordo, mi pare che si chiamasse Zumbo, se non vorrei errare. E siamo andati da questo signore, abbiamo fatto gli accertamenti e devo dire per la verità, strano per il luogo, per il momento, eccetera, ha inteso riferirci chi aveva comperato quelle cose la sera precedente o due giorni prima. Zumbo, allora, che le ricordi era questa armeria Zumbo? Forse, mi pare comunque un'armeria che era ubicata forse sulla circonvallazione, qualcosa del genere. E allora attraverso il registro e il contatto siamo riusciti ad accertare che si trattava di e che ad avere acquistato queste cose era una persona che era regolarmente munito di porto d'armi. Che era, se lo ricordo? Era il fratello del collaboratore Calabro Giuseppe, il fratello maggiore, adesso non ricordo il nome, perché quello più piccolo mi pare che si chiamasse Francesco, ma di questo non ricordo il nome. E siamo andati a fare una perquisizione a casa, e non abbiamo trovato niente di significativo, volevamo parlare con questo giovane, ma la cosa non è stata possibile perché dava segni di confusione mentale. Il giovane con cui volete parlare era il fratello maggiore? Era il fratello maggiore. Può essere Antonio? Non glielo so dire, può darsi, ma non lo ricordo. Non lo ricordo. Comunque, chiaramente da quel momento la nostra attività sul posto e sul luogo si è fatta. Intanto abbiamo fatto uno screening della famiglia Calabro, da dove venivano, perché non erano di Reggio, venivano fuori dalla provincia. E abbiamo anche scoperto che mi pare che il nonno di questo del Calabro Giuseppe e dell'altro, che potrebbe anche chiamarsi Antonio, erano parenti di tale Filippone, personaggio esponente della piana di Gioia Tauro. Quindi era una circostanza questa che avete investigato già nella fase immediatamente successiva. È venuto fuori, però onestamente non siamo riusciti a raccogliere niente di significativo sul conto di questi familiari. Sì. Una cosa che ci ha colpiti sul momento era il fatto che tutta la famiglia Calabro fosse collaborativa con il figlio, perché noi sospettavamo che potessero essere, cercavamo di comprendere i motivi. Ma che vuol dire collaborativa con il figlio? Collaborativa perché tutte le volte che noi siamo andati lì a andare a fare la perquisizione a carico del figlio, quindi cercavamo... Del figlio è sempre, diciamo, il fratello maggiore? Era prima il fratello maggiore, poi successivamente, poi anche, poi successivamente gli altri, sì. Anche gli altri. Sì. E erano sempre presenti. Io, se non ricordo male, c'è stata pure vanificata una microspia che avevamo messo in quelle circostanze, in una di queste circostanze. Quindi una microspia in casa dei Calabro. Sì, una microspia in casa che è durata un'ora e mezzo circa, il tempo materiale di essere andati via. E niente, da lì siamo partiti con... Lei conduceva in prima persona queste attività? Molte, sì, sicuramente, eravamo poi in tanti, logicamente, però io ero quello che raccordavo con il maggiore Raffa tutto il resto. Senta, chi vi dava supporto in questa attività? Quindi il nucleo operativo di Reggio Calabria operava da solo o erano arrivati? C'erano degli altri ufficiali che il comandante generale, in occasione di una visita, aveva detto di voler inviare, fermo restando della pianta organica. Quindi io sono rimasto, perché sono arrivati anche molti miei superiori in grado, sono arrivati dei capitani, un maggiore, un tenente colonnello. Lei all'epoca che era tenente? Prima tenente, poi capitano. Poi sì. Capitano. I reparti centrali dell'Arma dei Carabinieri vennero impiegati per o provinciali o interprovinciali? Sì, però più quelli di non è che siano venuti, abbiamo fatto uso laddove ce n'è stata la necessità dello squadrone cacciatore, di queste riparte di supporto, ma niente di più.
Senta, colonnello, poi inizia la fase di collaborazione di Calabro Giuseppe. La fase di collaborazione di Calabro inizia dopo le contestazioni del... Dopo... Lei che ha vissuto in prima persona, diciamo... Sì, 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 sì. Quegli accadimenti, cerchi di collocarci i vari passaggi, sì, in modo tale da farci niente, capire come si arriva alla collaborazione. Avevamo chiesto il conforto e l'autorizzazione al magistrato, perché tutto quello che noi facevamo alla Procura della Repubblica era consacrato. Quindi siamo andati e abbiamo preso tutta la famiglia Calabrò nel pomeriggio di un giorno che adesso non ricordo, ma ovviamente risulterà dagli atti. Certo. E li portiamo, li conduciamo in caserma. Quando dice tutta la famiglia Calabrò? Tutta, perché abbiamo portato il padre, madre, figli, figli e tutti. E abbiamo cercato di quello, peraltro, di quello lì che aveva comperato le armi, mi pare che non c'era stato niente, oppure abbiamo portato pure lui e poi ci ha dato uno spunto, qualche cosa, per arrivare poi nel corso della notte. Il Calabro Giuseppe si è dichiarato disponibile, dice, purché mi fate avere i benefici di legge, dice, io sono disponibile a collaborare. A noi non sembrava vero. Gli ho detto, Calabro, aspetta, prima ne parliamo con il magistrato, cosa che abbiamo fatto immediatamente. Sono venuto sul posto nel corso della notte e come primo atto che abbiamo chiesto al Calabro è quello di farci rinvenire l'arma che era stata usata per gli attentati. Sì. Cosa che lui fece con manifestando una conoscenza dei luoghi, dei posti, perché era nel greto del torrente Sant'Agata, era stato sepolto. Quindi l'arma non era stata distrutta, era no, stata no, l'arma è stata occultata, è stata recuperata. E... Era la stessa zona che avevano notato i suoi militari. Sì, ma d'altro canto erano tutta una serie di episodi che si erano, o perlomeno due, erano riconducibili alla zona, per cui lì non potevano che essere a conoscenza qualcuno, e si sperava. Come si svolge l'attività successiva alle dichiarazioni che rende Calabro e soprattutto a che cosa vi porta quell'attività? Ma ci porta... Per quello che ricordo, ovviamente. Sì, no, quello che ricordo, io una cosa sicura, perché ho munito Calabro Giuseppe di alcuni fogli bianchi e una penna. Dico, Calabro, tutto quello che pensi di doverci dire, prima lo scrivi, poi ce lo dai e noi vediamo, ne parliamo. È cosa che lui ha fatto, Quindi ha riempito questi fogli? Ha riempito man mano che lui veniva alla mente, perché è stato per alcuni giorni, poi ovviamente veniva il magistrato e veniva sentito. Il comportamento dei familiari dopo diciamo la manifestazione di Calabro di voler collaborare con gli inquirenti qual è stato? Ma le devo dire, inizialmente di sgomento, di incredulità, direi. Poi successivamente hanno accettato il programma che è stato offerto loro di protezione e se ne sono andate, insomma. Il Calabro ha fatto le dichiarazioni che ha fatto. Vabbè, che sono quelle, voglio dire, che noi abbiamo più volte analizzato. Senta, lei viene sentito da noi l'11 luglio del 2014, è il verbale che con il consenso delle difese è stato acquisito, e a un certo punto manifesta, dopo molti anni, delle perplessità sul contenuto delle dichiarazioni rese da Calabro. Ma, mi spiega meglio perché... Sì, sicuramente non mi ha soddisfatto in pieno, perché intanto... Quello che ci ha detto è quello che noi avevamo accertato, che fosse stato riconducibile alla famiglia Calabro. Cioè lei dice tutto quello che ci disse, certo. Calabro, noi sì, in realtà l'avevamo già... Ad eccezione del ritrovamento dell'arma. Fucile. Poi mi convinceva, diciamo, come investigatore, e non mi convinceva quale fosse il motivo per cui aveva fatto quegli episodi. Come li aveva fatto e con chi li aveva fatti. E la mia perplessità è quella.
Quindi, era e lo è tuttora. Quindi rimaneva in quella che era la sua attività, diciamo, di autorità di polizia giudiziaria delegata, quindi alle indagini questo tipo di perplessità di fondo. Sì, sì, no, questa sì, è rimasta e c'è tuttora. Nel corso dell'indagine, da lei condotta, avete poi cercato di capire perché quegli episodi erano stati eseguiti? Scarsissimi o nulli risultati, insomma. Quindi su quel fronte risposte all'epoca non ne avete avuto? No. Io ho anche detto, forse nell'interrogatorio dell'11 luglio, il fatto che avevamo sospettato che il fratello minore fosse implicato. Nel... Mi spiega meglio questo passaggio, perché lei fa un esplicito richiamo. No, faccio un esplicito, ma poi non abbiamo potuto fare niente, perché nell'immediatezza dei fatti del terzo episodio, sì. Uno dei militari all'ospedale riuniti, che sono andato a trovare... Il fratello minore è quello che lei prima ha indicato come Francesco. Sì, sì. E sono andato a trovarlo, non certo perché volevo farmi dire che cosa era successo, perché già l'avevamo visto, ma sicuramente per sapere come stava, per certo. Solidarietà. E allora in quella circostanza mi disse, io sono stato attratto da questo giovane... Prima chi era quello che parlava dei militari? Mi pare... Adesso mi sfugge il cognome, il brigadiere, non mi ricordo come si chiama, adesso non mi viene il nome. Dice, mi ricordo di una cosa, ma lui ovviamente era in un letto grave peraltro, dice che aveva la faccia di uno studente, di una faccia di per un capirci, bambino. Dov'era ferita questa persona che parlava con lei? Alla testa, sì. Quindi al volto? Al volto, all'occhio. E mi disse era un giovane, giovanissimo, con gli occhiali, e dice, sa che cosa? Dice, indossava due maglioni, dice, una con lo alto e uno a buco. Però poi questa è una circostanza che non è più riuscito a confermarmi, per cui è il motivo per cui non se n'è fatta niente. E in occasione di una perquisizione noi abbiamo trovato un maglione, non due maglioni, uno, ma un maglione stampato, un maglione a collo alto, stampato il maglione a V. Quindi un'unica maglia che potevano sembrare due. Sì, perché visivamente si potevano sembrare... E l'avete trovata a casa dei Calabrò? Sì, ed era appartenente al figlio, perché mi pare che in quelle circostanze abbiamo chiesto e ci fu detto che era del figlio Francesco e quant'altro, ma se non abbiamo fatto menzione, ma questo non lo so, perché probabilmente sì, ma è solo perché non siamo andati oltre. Quindi lei si reca in ospedale, parla col militare ferito al viso, quindi al volto, colpito all'occhio, mi pare lei abbia detto, e le rappresenta questa circostanza e le segnala questo maglione particolare. Sì, era giovanissimo. Ma diciamo, a quali dei soggetti presenti nel momento in cui l'agguato è stato consumato lui faceva riferimento? Cioè le parla di questa persona giovanissima come protagonista di che cosa? Del fuoco, perché dice lo ha visto comparire tra due pilastri da dove lui poi ha sparato, e dice ha visto che era un giovane che aveva questo maglione, dice non pensavo che potesse fare una cosa del genere, poi a un certo punto è esploso una raffica di cose, prima a me e poi al collega. Voi avete verificato se anche Giuseppe Calabrò portasse gli occhiali all'epoca? Ogni tanto sì, ma li portavano così, ma li portava anche quello più piccolo, qualche volta li ha messi lui, ma non li portavano, noi non sapevamo quale tipo di occhiale usasse. Poi sì, qualche volta li ha portati. Quindi lei collega, quindi poi il fatto che potesse essere Francesco Calabrò al rinvenimento della maglia e al fatto che questa maglia fosse la sua? Sì. Si ricorda se in qualche operazione che voi avete eseguito sempre a casa dei Calabrò avete proprio visto Francesco Calabrò con questa maglia? No, io non ricordo di averlo visto, adesso direi, perché su questo non ho la memoria sfogata. Perché lei in questo verbale dell'11 luglio del 2014 a un certo punto dice, ebbene, il fratello minore di Giuseppe Calabrò non solo era di giovane età e portava gli occhiali,
ma non ricordo se in sede di perquisizione dopo gli attentati o in altra circostanza. Sì, ma è stato dopo. Avevo notato che possedeva e aveva indosso un indumento simile a quello che ho descritto. Non lo escludo, tuttavia non lo escludo. Comunque questo maglione io l'ho visto, non erano due maglioni, ma era un maglione. Ora, che fosse ora, a caso che lo avesse lui nella sua disponibilità, ma c'era lui quando non... Ora, colonnello, lei ricorda se dopo aver parlato con il militare ferito in faccia lei poi predispose una relazione di servizio con queste... Non glielo so dire, non lo so, può darsi. Questi riferimenti. Posso averla fatta, non sono certo, dovrebbe essere agli atti nel caso ci fosse, perché... Ricorda se venne trasmessa all'autorità giudiziaria? Se c'era sicuramente sì, perché non ce la saremmo tenuti, sicuramente. Io gli episodi me li ricordo, poi non ricordo se li abbiamo fatto, se ne abbiamo fatto menzione, però sicuramente... Sulla base di queste informazioni poi voi avete orientato anche l'investigazione nei confronti di Calabro Francesco? Sì, abbiamo fatto quello che era possibile fare, non più di quello, perché Calabro poi ci disse che andavano ad allenarsi vicino dove abbiamo trovato quella borsa. Calabro Giuseppe. Sì, Calabro Giuseppe, però non abbiamo avuto altri elementi che ci conducessero o ci spingessero a fare esami più approfonditi per... D'altro canto c'era lui che continuava a dire che il fratello non c'entrava. E quindi avevate un collaboratore che riferiva circostanze direttamente attinenti a quello che era avvenuto. Senta, lei diceva poi il carabiniere, però in una fase successiva, quindi il carabiniere ferito non verbalizzò. No, perché siamo andati poi per chiederglielo, sono andato io, non so, adesso non ricordo chi c'era con me, per chiedergli se fosse stato in grado a dirci, ma sai, io non sono certo, perché... ma poi verrà a stento, perché non è che poi parlava. Sì, 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 ma infatti è ferito gravemente. Più gesti che altro. E allora non ce ne siamo fatti niente. Perché... Ho capito. Perché senta, poi è sopraggiunto alla collaborazione. Lei poi cessa la sua attività, no? Lei va in pensione poi dopo? No. No, dico, adesso di recente? Sì, adesso sì. Quando è andato in pensione? Io nel 2005. Nel 2005. Perché in questo verbale lei fa riferimento poi ad un episodio successivo al 2005 che riguarda Calabro Francesco e dice quello che è stato rinvenuto. Notizie della stampa. Io riporto quelle sono notizie che non ho visto, non ho avuto cognizione. Avevo saputo che era scomparso, ecco, un giovane. Lei era ancora in servizio quando questa notizia della scomparsa? Forse sì, no, ma l'ho preso dalla televisione. Era scomparso un giovane, ma che poi successivamente il giovane non era scomparso, ma l'hanno trovato nel porto di... niente di più. Quindi sul fondale del porto, sì, di Gioia. Sul fondale del porto. Nessuno le ha riferito quindi circostanze, no, negli anni successivi? No, né sulla scomparsa, no, né diciamo su quello, no, che assolutamente, era stato il destino. Autonome che io ho appreso da me, dalla stampa, e ho elaborato per le mie conoscenze. C'è stata poi una fase dell'indagine in cui siete tornati a lavorare su Calabro Francesco oppure no? No, assolutamente. Lei si è occupato anche di Villani Consolato? Sì, nella stessa circostanza. Quindi nessuna attività specifica oltre a quella fatta proprio per ricostruire? No, soltanto quella. In occasione mi pare che noi abbiamo fatto una perquisizione a casa dei genitori di Villani, sì, e abbiamo arrestato il padre di Villani per la detenzione di armi che abbiamo trovato. Che avete trovato lì? Sì. In quell'occasione. Quindi negli anni successivi non siete tornati a lavorare sulla famiglia di Villani? Sulla famiglia di Villani no, poi abbiamo fatto qualcosa sui lo giudici, perché non è che il Villani era... Certo. Si è sposato con... ma di lui no, peraltro era minore all'epoca dei fatti, il Villani. Il Villani.
Senta, colonnello, un'altra circostanza. Lei ricorda un articolo stampa del giornalista Bruno Tucci in cui si parlava di una rivendicazione giunta a Reggio Calabria in relazione appunto a questa rivendicazione telefonica? No. Lei ha conosciuto questo giornalista? No, non mi Bruno sembra. Tucci del Corriere della Sera? No, mai. A livello di stampa, visto che voi lavoravate su quegli episodi, che cosa avvenne? Cioè, ci fu una particolare attenzione? Ci furono conferenze stampa? Sì, qualche conferenza stampa è stata fatta. È stata fatta, sono stati fatti forse comunicati stampa. Chi era, certo, chi era all'interno dell'Arma dei Carabinieri che si occupava dei rapporti con la stampa? Il comando provinciale. Quindi Cetola? Sì, il comando provinciale. Mi può dare il verbale? Che c'è l'articolo stampa allegato. Sì, se me lo fa vedere probabilmente. Sì. Prego, possiamo farlo vedere. È un articolo quindi di Bruno Tucci del 20 gennaio 94. In cui si fa riferimento a un consiglio intermedio di rappresentanza che dovrebbe essere un organismo dell'Arma dei Carabinieri, ora vedremo meglio anche di capire attraverso il COCER, mi pare, che in quel momento storico stava in un albergo qui di Reggio Calabria. Guarda caso, in quell'albergo sarebbe arrivata una telefonata di rivendicazione. Prego, lo legga così. Sì, non mi viene niente, non mi viene, stavo facendo mente locale sulla rappresentanza militare, perché mi pare di averli visti da queste parti, ma volevano offrire solidarietà alla famiglia. E non vorrei sbagliarmi, mi pare che il cognato di uno dei due militari deceduti, forse Fava, mi pare che era appartenente allo stesso. D'Andrea. Ecco, quello che... Che è deceduto a sua volta. Sì, che mi è dato sapere. È un articolo che le sottopongo, le sottopongo in visione, perché come può verificare direttamente è pieno, diciamo, di riferimenti, cioè non è un articolo. Però non è una cosa che è transitata per... Molti di questi episodi li ho sentiti, dove, come, quando, non glielo so dire. Però il fatto che ci fosse, che l'attentato ai due carabinieri fosse stato fatto... perché questi avrebbero scortato, c'erano dei magistrati di passaggio da Villa San Giovanni, cose del genere li ho sentiti, ma non sono state da me assolutamente... Quindi da parte di chi investigava, lei, diciamo, era in quel momento quello direttamente investito dell'indagine, tutte queste ricostruzioni, diciamo, non sono state poi coltivate? No, assolutamente no. Ho sentito che c'erano queste cose, ma non... Cioè non vi è arrivata una comunicazione da questo Hotel Palace dove soggiornava il... Probabilmente sì, ma non vorrei adesso... Consiglio intermedio di rappresentanza. Sì, diciamo. Sì. Che cos'è questo consiglio intermedio? Ma niente, sono rappresentanze militari che sono a livello regionale. C'è il COCER è a livello nazionale, e poi ci sono i rappresentanti a livello locale, sono quelli che si interessavano del benessere dei militari, rappresentare superiormente eventuali difficoltà. Ha visto il passaggio in cui il giornalista fa proprio riferimento al contenuto della rivendicazione? Thank you.
di questo non so riferire, non mi è nuovo, ma non so riferire, né conosco il... Visto che a lei l'articolo, ci può riportare il contenuto della rivendicazione di cui parla Tucci? Il contenuto della rivendicazione ce lo può riportare, visto che a lei l'articolo? In quale parte, dottore? Dove c'è il virgolettato, proprio il contenuto della telefonata. Vediamo. Abbiamo trovato 15 bossole di un calibro 9 lungo, spiega un ufficiale, ma non sappiamo né come era formato il comando, né se a sparare siano state uno o più killer. Un solo fatto è certo, l'ultima volta gli assassini hanno premuto il grilletto a distanza ravvicinata. Perché tanta ferocia? Il sostituto pedone avanza un'ipotesi inquietante che con il passare delle ore diventa la pista principale seguita dagli investigatori. Solo per un caso la strage non ha coinvolto un gruppo di magistrati del pool antimafia di Messina andato a Palme per interrogare un pentito. E questa è l'ipotesi che voi non avete coltivata. No, nella parte dell'articolo in cui si parla di questa telefonata di rivendicazione, che non è questa, diciamo, è successiva a quello che lei sta leggendo. Ed è anche... Non riesco a vederla io questa... Non la trova. Questa telefonata. Vabbè, la trovo io. Sì, se lei cortesemente mi dà... Ce l'ha lei e quindi... Aspetti che... Cambiamo formato d'occhiale, vediamo se... Guardi, nella seconda pagina. Ah, ecco, non ero arrivato. Soltanto ieri mattina, scrive il giornalista, una telefonata anonima è arrivata all'Hotel Palace di Reggio, dove c'è la sede del comando intermedio di rappresentanza dei carabinieri. Quindi lei mi conferma che questo comando ci fu a Reggio? No, sono venuti dei militari di questo ente. Aperte virgolette, questo non è che l'inizio di una strategia del terrore, chiuse virgolette, avrebbe detto l'uomo. Non è l'inizio, l'ultimo, Giovanni Gallone, vicepresidente del Consiglio Superiore a Reggio per il vertice. Sì, vabbè, Galloni poi dice altre cose, sì. Non è Galloni che parla, sì, sì. Almeno questo mi sembra, sì, sì, di poterlo escludere. Sì, che ci fossero... Ora, per quello che era, diciamo, il dispositivo in atto all'epoca, di cui lei era parte integrante anche con un ruolo di rilievo, è mai possibile che giunge una telefonata di rivendicazione di questo tipo? Quindi che parla dell'inizio di una strategia del terrore e non si vada a verificare, voglio dire, meglio che cosa no, è successo. Sicuramente sarà stata verificata, se è arrivata e se è stato riferito, a me non è stato detto ovviamente. Probabilmente, siccome c'erano anche altri ufficiali, probabilmente potrebbe essere stato dato l'incarico ad altri, e quindi perché visto che io ero operato, io non è che facevo... E quindi altri chi? Lei era al comandante del nucleo operativo e non sì, è stato dato. Quindi oltre alla Raffa Cetola o c'erano altri reparti che lavoravano? No, non c'erano altri reparti, c'erano altri ufficiali. C'è un aspetto nella deposizione di Dandria che lei ha davanti, che abbiamo acquisito perché è deceduto. Dice: a me sembrò molto strano, io cito a memoria quello che ci disse all'epoca, che per un fatto così grave, soprattutto per tre episodi a distanza ravvicinata in cui si erano attaccati i carabinieri, l'indagine rimase ad un reparto territoriale e non vennero coinvolti reparti, diciamo, di altra natura. Beh, è una considerazione fatta dall'interessato, perché il mio reparto era un reparto speciale, non era un reparto ordinario.
nucleo investigativo. Era un reparto speciale, certo, un reparto importante, poi certo, lei intende. Certo. Come si spiega, diciamo, questa affermazione di D'Andria, soprattutto per quella che è stata la sua esperienza, quando ci sono stati accadimenti di un certo tipo e in questo territorio qualche anno prima c'era stato un accadimento particolarmente grave, che era stato l'omicidio Scopelliti? Sì. Anche in quell'occasione si era lavorato solo coinvolgendo i reparti territoriali? Il reparto territoriale e il reparto speciale sicuramente sì. Ma perché noi non troviamo traccia di reparti speciali, ora senza voler sminuire. No, assolutamente. Io lavoro tutti i giorni con la territoriale di Reggio Calabria, quindi l'omicidio Scopelliti, purtroppo dico, voglio solo capire se è normale che il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri viene a Reggio Calabria in quel periodo più volte. Si arriva ad un certo punto a identificare, perché noi abbiamo gli articoli stampa ancora prima che le risultanze investigative che collegano i tre episodi, perché nei tre episodi viene utilizzata la stessa arma, sì. E l'indagine rimane esclusivamente affidata a voi. Dico, era normale questo? Sì, sino all'espletamento delle indagini per i tre fatti, per gli episodi, ritengo di sì. Ritiene di sì, sì. Quindi diciamo, sì. Quanto ipotizza D'Andria non trova riscontro in quello che lei aveva vissuto in altre situazioni. No, perché per altro ci siamo del RIS, perché la comparazione delle armi, perché potessimo avere la risposta, è stata fatta, ci siamo avvalsi di loro, perché per dirci se era la stessa arma, quali erano le cartucce, il lotto e quant'altro. Senta, poi noi abbiamo traccia anche di una rivendicazione Falange Armata che viene trasmessa, questa volta per iscritto, alla stazione Carabinieri di Polistena. Lei ne ha conoscenza di questa rivendicazione particolarmente allarmante per quello che era, diciamo, il peso di Falange Armata in quegli anni? No, di questo non le so dire. Di questo non le so dire, anche perché se in questo senso sono state espletate indagini, c'è un altro reparto. E quale reparto? Il nucleo informativo del comando provinciale, che equivale alla Digos della questura. Sì, io capisco, vuol dire che quando arrivano rivendicazioni a carattere così astrattamente politico si muovano determinati reparti. Sì, certo, però... Però qui noi abbiamo una rivendicazione collegata ad un episodio grave, reiterato. Aveva fatto anche dei morti, voglio dire, quell'azione di fuoco, e quei morti erano appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Certamente. Quindi non era una sigla che appariva soltanto in astratto, era una sigla che rivendicava qualcosa, sì, che era, sì, stato consumato davvero. Quindi, secondo me, per quello che normalmente accade, quella rivendicazione si innesta nell'indagine, che era la vostra indagine. Certo. E io non trovo traccia però di quella rivendicazione nella vostra... No, io non ho avuto di questa, probabilmente sarà stata mandata per altra... Cioè, come funziona, voglio dire, l'informazione che passa da un reparto periferico che riceve una rivendicazione di questo probabilmente tipo? Probabilmente l'avrà fatto la compagnia, perché la compagnia, in questo caso la compagnia di Taurianova, credo che sia quella competente, e agli organismi in piccolo di quelli che ha il comandante. E non informa Reggio Calabria e l'organo investigativo? Ma che sicuramente sta il comandante provinciale, talvolta, o anche il comandante del reparto operativo. A lei però nessuno parlò? No, di... io non ho vagamente di queste rivendicazioni che ne arrivavano a Iosa. Ognuno arrivava e diceva la sua. No, a Iosa no, perché noi una ne troviamo di quelli, no, di quelli che sono state prese in considerazione, dottore. Non, io dicevo in questo senso. Molte cose raccoglievamo, ma non avevano nessun senso e nessun significato, non certo una telefonata, perché lascia... Sì, e questo, diciamo, è un giudizio che si fa a valle, non a monte. Cioè, io ricevo 100 rivendicazioni, lavoro su quelle 100 rivendicazioni e poi 99 le dichiaro carta straccia. Cioè, però devo trovare traccia di questo lavoro. Sicuramente sì. E quando io invece questa traccia non la trovo, significa che non ci ho proprio lavorato. Non, io non le so dire, di questo non le so dire, perché... Ma la sigla le fa venire in mente qualcosa? Perché non è una sigla che non rimane impressa. No, posso averlo sentito, ma non,
non essere stato direttamente investito delle... Per quella che è la sua esperienza interna all'Arma dei Carabinieri, se una stazione carabinieri della provincia di Reggio Calabria riceve una rivendicazione di quel tipo, il comandante provinciale viene informato oppure no? Prima viene informato il comandante di compagnia, il quale riferisce, se poi è la stessa procura, riferisce intanto al comandante provinciale sicuramente. Come se DDA lui, era la stessa se procura. Se lui ritiene di dover intervenire con il reparto di cui dispone, perché il comando provinciale, quella è una forza in mano al comandante provinciale, lo fa, se no altrimenti... Lei diceva una cosa prima importante, dice questo tipo di comunicazioni finiscono al nucleo informativo. Sì, se, quelli che hanno carattere politico sicuramente. Politico o pseudopolitico? O pseudopolitico, se esiste la sigla. Se nucleo esiste. Informativo che all'epoca era guidato da chi? E mi pare di, mi corregga se sbaglio, che il nucleo informativo sia le dirette dipendenze del comando provinciale, del comandante provinciale. Sì. Come alle dirette dipendenze, sia pure tramite il reparto operativo, certo. Il nucleo investigativo. Chi era che comandava il nucleo informativo dell'epoca? Non vorrei sbagliarmi, ma credo che fosse il tenente capitano Pintore. Pintore. Credo. Che abbiamo sentito, infatti. Senta. E quindi dovremmo trovare le tracce nel nucleo informativo, agli atti del nucleo informativo. Se è stato informato, sicuramente sì. Sicuramente sì. Io non ricordo assolutamente. Quindi a voi che facevate le indagini, per quello che le ricorda oggi, nessuna particolare indicazione venne data sulla base di quella rivendicazione. Non credo, assolutamente, credo. Assolutamente. Senta, quest'Hotel Palace, dove soggiorna il Consiglio Intermedio di Rappresentanza, era una struttura che l'Arma dei Carabinieri utilizzava? Non mi risulta. Cioè, era una struttura come tante altre, dico, non avevate nessun tipo di convenzione? Non credo, come comando provinciale, non credo. Non credo. Ma è una cosa che comunque non so ed è isolata quella che poteva essere la mia competenza. No, ovviamente la domanda ha questo senso, cioè non è che la telefonata rivendicatoria viene effettuata presso una struttura dei Carabinieri, sì, ma viene effettuata, dove? Guarda caso, in un albergo in cui solo in quei due giorni... Guarda caso. Quindi non era una struttura, vuol dire, che voi utilizzavate? No, l'Hotel Palace, io adesso non ho neppure visivamente presente qual è. Accanto al museo, di fronte all'eccesso. Accanto al museo no, qualche volta ci siamo apparsi in occasione di altri motivi di polizia giudiziaria, ci siamo apparsi della struttura, ma apparsi. Abbiamo preso una camera perché dovevamo fare alcune operazioni, ma niente di più, ma non credo che ci fosse perché... Nel suo verbale di luglio lei conclude così: non ricordo in ogni caso rivendicazioni degli attentati in questione, ma non lo escludo. Sì, non lo escludo per lo stesso motivo per cui le dicevo. Ho sensazione, però non ho un ricordo pure di una carta che mi è stata portata ufficialmente, diciamo, no, su cui innestare un supplemento di indagine. Ho sentito, perché ovviamente c'erano delle riunioni giornaliere che facevamo. Può averlo sentito da chi, colonnello? Questo ci deve aiutare a capire, sì. Perché il vertice della squadra di PG, ho capito male o era lei? Sì, sicuramente, di una parte, però... Allora, se diciamo un appuntato, un brigadiere, venisse da me a dirmi forse ho sentito il tenente, il capitano dell'epoca che parlava, e allora ci può stare, ma il contrario no, non so se mi spiego. No, non ho compreso. Abbi pazienza, prego. Se nel corso di una riunione, voglio dire uno dei tanti agenti o ufficiali di PG mi dice, mi pare di ricordare di aver sentito che il capitano parlava, quindi che il capitano Greco parlava di determinate cose, allora ci posso anche credere. Ma se invece il capitano, cioè quello che guida
la squadra che mi dice, mi pare di ricordarmi, il capitano si riferisce a un soggetto a lui superiore, e quindi non deve essere più chiaro. Assolutamente, dottore. Non abbiamo quindi se lei mi dice, mi pare di averlo sentito dal colonnello Genova, No, di aver sentito, perché avrò sentito anche altre migliaia, centinaia di cose. Ma le rivendicazioni non sono importanti? Sì, certo che sono sicuramente importanti. Probabilmente nel momento in cui io non so la data della rivendicazione, se è primo o successivo. È prima dell'articolo. L'articolo è 20 gennaio. È di gennaio. Duplice omicidio del 18. Per me il pentimento e le indagini si concludono con quello che ci dichiara Calabrò, perché nonostante ma c'era lei pensasse che ci fosse altro che Calabrò non aveva detto. Certo, sicuramente sì, io sì, personalmente, lei sì. Personalmente sono convinto di questo. Grazie, colonnello. Prego. Parte civile, gli altri difensori. Senta, solo una curiosità, quando lei ha parlato di questo maglione, si ricorda che se il carabiniere, di cui non ho sentito il nome, non lo so, si chiama, non mi ricordo il cognome, come si chiama. Vabbè, come questo, quello dei carabinieri feriti. Se il dottore Muscolo, Musico, Muscara, allora, Musico. Le aveva anche detto se era un maglione chiaro, scuro? No, mi ha detto no. Solo questa particolarità del modello. Guardi, ricordo testualmente, perché altre notizie non avevamo, Presidente, era quello che sui fatti. Dice, ho visto comparire tra questi due pilastri questo ragazzo, giovanissimo, sembrava uno studente, con gli occhiali non pensavo che mi sparasse. Alto, basso, nessun'altra... No, niente, forse ha detto, niente, giovane con gli occhiali. Con gli occhiali da vista. E poi questa particolarità di questo... E del maglione, sì, dice, indossava un maglione. Peraltro, mi pare che fosse freddo di quel periodo, cioè l'essere forse solo con un maglione può aver determinato questo fatto. E lei poi questo stesso maglione, con questa particolarità... L'ho visto, però il maglione, non due maglioni, ma un maglione disegnato. Sì, come se fossero due. Sì, come se fossero due. Va bene. Sulla sua domanda, ma visto che lei ha vissuto in prima persona quelle fasi, Giuseppe Calabrò e Francesco Calabrò come corporatura erano compatibili, cioè lo stesso indumento lo potevano indossare entrambi? Per Giussi tutte e due erano magrolini, tutte entrambi. Come statura? Sì, anche come statura, forse Francesco era leggermente più magro, dovuto forse ai 3 anni in meno che aveva. Grazie. Scusi, un'ultima cosa. A proposito, lei ha parlato della parentela di Calabrò con Filippone, ma su Filippone voi avete anche indagato? Ma inizialmente sì, abbiamo indagato, peraltro abbiamo visto chi era, perché avevamo le conoscenze dagli atti, e forse abbiamo fatto anche delle attività investigative, come intercettazioni telefoniche, però... Ovviamente non ci hanno dato... Ma cosa vi risultava all'epoca? Per chi era per voi Filippone? Cosa è venuto fuori? No, è venuto fuori che era una delle famiglie di un certo spessore delinquenziale della Piana. Questo sì. E infatti ci siamo meravigliati, perché i Calabrò, tutto sommato, non è che avessero... venivano da Monte San Giovanni, da qualche paese del genere, sopra Melito. Erano arrivati qua, non è che avessero grandi, non avevano nessun precedente, questi erano giovani, lui diceva che voleva fare l'imprenditore, il padre, l'imprenditore qua, il figlio ci diceva che quando sono arrivati qua dovevano costruire una casa in quel di Ravagnese, e la Cosca Latella gli aveva imposto il pizzo al padre, e lui in reazione a questo avrebbe fatto quello che ha fatto, perché prima andava alla ricerca dei Latella per ucciderli, cosa che non è riuscito, perché dice che andavano con le macchine blindate, per cui non era possibile fare qualunque operazione di questo genere. Questo è quanto
è emerso nel... Ma quindi era una famiglia quella dei Filippone, lei ha parlato di famiglia, c'erano, sì, comunque dei soggetti che, sì, già, sì, erano, sì, stati attenzionati, sì, da parte, sì, sì, da parte di... all'epoca da parte delle, sì, sì, dell'arma. Noi ci siamo meravigliati perché mi pare che il Filippone di cui parlo io fosse il nonno di Calabro Giuseppe, papà della mamma. No, O se non è il nonno e lo zio, insomma, va, ma il nome lo ricorda Filippone come, no? Nome di battesimo? No. Presidente, possiamo sapere se poi, voglio dire, visto che lei sta inquadrando il Filippone come una famiglia di spicco di 'Ndrangheta, mi pare di aver, sì, capito, certo, cioè quali fossero le fonti di conoscenze, se poi negli anni successivi avete fatto indagini? No, negli anni successivi, perché il luogo operativo ha competenza anche sulla piana, sì, di Gioia Tauro. Certo, certo, come no, però non è, le forze erano quelle che erano, perché avevamo pure sulla Ionica, sul Tirreno, avevamo l'Opri, avevamo pure le altre, facevamo quello che si... Ma la fonte di conoscenza per arrivare alle conclusioni che ci sta rassegnando, cioè che fossero i Filippone una famiglia di spicco, sì, sì, una famiglia di... quali erano? Cioè sulla base di cosa lo affermavano? Sulla base anche dei precedenti penali, dei pregiudizi penali che avevano, dalle relazioni che con l'arma locale, che venivano indicati, quindi, come famiglia mafiosa, diciamo i fascicoli che voi, sì, custodite, sì, presso le stazioni, certo, possiamo dire, certo, così, sì, quelli, sì, che, no, contengono, no, le informazioni, è così, è da lì che prende spunto. Ho capito, prego.